In questo video vi parlo della peronospora, vi dico che cos'è e vi spiego come cercare di evitarla il più possibile, con metodi naturali ovviamente, con una buona pratica agronomica, e come correre ai ripari sia in prevenzione che una volta che ci ha attaccati. Queste sono delle giovani piante di pomodoro, non ho ancora fatto il primo trattamento, ve ne parlerò più avanti, ma nel frattempo vi spiego un attimino cosa bisogna fare per evitare l'attacco della peronospora, che tanto arriva. Non vi preoccupate che tanto arriva. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, la peronospora. Vi metto intanto solo impressione un po' di immagini dei danni che fa. La peronospora è una malattia crittogamica provocata da un microrganismo patogeno, fungino, che colpisce la pianta dei pomodori, ma un po' tutte le solanacee, patate, peperoni, melanzane. Il fungo attacca le foglie della pianta, all'inizio si manifesta solo sulle foglie, con piccole chiazze grigie e marroni, poi la malattia si espande, necrotizza le foglie, le fa seccare completamente, la pianta poi a quel punto muore e ovviamente i frutti non possono venire in quelle condizioni. La buona notizia è che la conosciamo come malattia e affinché questa si sviluppi occorrono alcune condizioni climatiche ben precise: un clima caldo e un elevato tasso di umidità. Questa era la parte teorica, finita la parte di super quark, adesso passiamo alla parte pratica. Queste sono piante di un 3 settimane circa di vita, ha sempre piovuto, qui devo ancora fare il primo trattamento. Qui si potrebbe utilizzare come primo trattamento la poltiglia bordolese, che è un preparato a base di rame rameico, o io utilizzo, ma ce ne sono anche altri, tannino di castagno, bentonite e caolino mischiati insieme. Vi lascio poi nelle note i riferimenti, le dosi e quant'altro. Ora, cosa succede? Gran parte dei funghi, dei patogeni che noi possiamo avere perché ci fa ammalare la pianta, arrivano dal terreno, dal contatto delle foglie col terreno. Se notate, e mi avvicino, nel limite del possibile, questa l'ho potata pochi giorni fa, io non ho foglie a terra, poi qualcuna è ricresciuta, quindi vanno tolte. Qualche filo d'erba mi toccherà poi le foglie, lo tolgo. Uno dei sistemi migliori per dare salute alla pianta ed evitare che la peronospora faccia il suo corso è quello di pulire tutta la parte sotto. Questa io l'ho lasciata per farvi vedere e per fare questo video. Guardate la situazione di questa pianta qui. Qui abbiamo una pianta con un bel fusto, è ancora sana la pianta, e abbiamo questo ramo con delle foglie che tocca per terra. Questo non va bene così. Quanto di peggio possiamo fare per questa pianta qui? Quindi noi dobbiamo cercare di ripulire tutto ciò che tocca a terra. Guardate anche da questa parte. Io ve l'avevo detto anche in altri video, ma ci tengo a ribadirlo perché veramente può fare la differenza una cosa del genere. Quando noi abbiamo pulito tutta la parte inferiore del tronco per 4 dita, noi siamo abbastanza sicuri e tranquilli che dal basso, dal terreno, non avremo attacchi fungini. Ora, la peronospora si diffonde anche con l'umidità che c'è nell'aria, con le goccioline di acqua che si depositano sulle foglie e con una scarsa ventilazione tra una pianta e l'altra. Ecco perché generalmente la distanza minima di coltivazione tra un pomodoro e l'altro è di circa 40-60 centimetri. Io qui mi sono tenuto molto stretto in questo caso qua. Generalmente vedete qui tra queste due, lì addirittura mi sono spostato un po', mi sono allargato, e in quel caso circa 45 centimetri. E qui arriviamo al capitolo del passaggio dell'aria tra una pianta e l'altra. Vedete qui quanto spazio che c'è tra una pianta e l'altra. Ora, queste hanno sofferto moltissimo i 15 giorni di pioggia che c'è stata da 2 settimane fa. Vedete, è stata molto colpita, non è detto che si riprenda, ma la lascio lì, la lascio crescere. La parte sopra è molto bella, questa si è ripresa un po' meglio, e queste cresceranno a una distanza tale da poter far passare l'aria e poter quindi far asciugare le foglie con il normale passaggio dell'aria. Se abbiamo una coltivazione molto stretta, e torno dove ero prima, ecco qua, voi immaginate due piante come queste che quando saranno grosse, belle, rigogliose, questa parte qua sarà in comune, si toccheranno e questo non va bene, non c'è il passaggio dell'aria. Se usiamo una pacciamatura naturale come la paglia ovviamente viene su per circa 15-20 centimetri, come in questo caso qua. Ecco, in questo caso è altresì importante pulire tutta la parte inferiore e non far toccare nulla sulla paglia. Ecco qui, guardate, vedete questo rametto qui con queste foglie? Io tolgo fin dove posso
cercando di lasciare un po' di vegetazione, perché mi serve anche per la vita stessa della pianta, e faccio molta attenzione che le foglie non tocchino a terra. Quindi il lavoro da fare, se si mette una pacciamatura molto alta, è abbastanza ingente, nel senso che quando la piantina è piccola, per forza di cose le foglie toccano a terra. Dobbiamo essere bravi noi a togliere tutto e liberarla, come in questo caso qui. Abbiamo visto quindi due delle migliori pratiche agronomiche, buone pratiche agronomiche, per cercare di minimizzare i rischi della peronospora, ovvero pulire a terra e lasciare spazio tra le piante. Ora, se anche nonostante queste due pratiche ci accorgiamo che pianta comincia ad avere qualche piccolo segno di peronospora sulle foglie, è il momento di correre ai ripari. In realtà non bisognerebbe arrivare a questo punto, bisogna andare in prevenzione, ovvero cominciare a dare la prima mano di poltiglia bordolese o di quel tristi prodotto che vi dicevo io, caolino, bentonite e tannino di castagno, cosa che io purtroppo ancora non ho fatto perché piove un giorno sì, tre no, un giorno sì e tre no, è inutile dare il prodotto. Se per una settimana almeno ci sono previsioni di pioggia, allora è inutile, il prodotto va nel terreno. I prodotti che vi dicevo io, sia i tristi prodotti che la poltiglia bordolese, hanno un principio di funzionamento molto semplice. Tolgono l'umidità dalle foglie, quindi le gocce di acqua non si fermano sulle foglie e togliamo quindi alla radice la possibilità che le foglie si ammalino di peronospora. Sono trattamenti ovviamente che vanno ripetuti nel tempo, ad esempio quelli col tristi prodotti ogni 15 giorni se non piove, altrimenti dopo le piogge. Con la poltiglia bordolese più o meno siamo lì, siamo intorno a ogni 15-20 giorni. C'è da dire una cosa però, la poltiglia bordolese, se la temperatura esterna supera i 28 gradi, non si può dare perché diventa fitotossica. I tristi prodotti che utilizzo io, quelli che, di cui vi parlo da un paio di anni, invece non hanno controindicazioni neanche quando ci sono i fiori aperti dei pomodori. Ciò non toglie che io i trattamenti li faccio la sera, sia per una questione di fotosensibilità, per non far bruciare le foglie dal sole, perché comunque un po' di acqua, un po' di umidità si deposita sulle foglie, e sia perché i fiori così tendono un attimino a chiudersi e non li imbratto. Quando si parla di peronospora ovviamente non si pensa solo al pomodoro, Anche le melanzane sono soggette a questo tipo di attacco, anche i peperoni, anche le patate ovviamente, quindi se si decide di fare il trattamento bisogna farlo anche su queste colture qui. Il discorso del non far toccare a terra le foglie vale anche per queste piante qui ovviamente, per queste colture. Vedete, queste foglioline ovviamente vanno eliminate tutte. Questo è un lavoro che devo ancora fare, il lavoro comincia a essere tanto e quindi qualcosa può sfuggire. Bene, su queste immagini io vi saluto. Ricapitolando, tenere pulita la parte inferiore del tronco per un palmo, dare spazio tra una pianta e l'altra affinché l'aria ci passi e asciughi le foglie, e andare in prevenzione prima e poi eventualmente anche come fase di cura con la poltiglia bordolese fino ai 28 gradi al massimo e con i tristi prodotti di cui vi ho parlato nei vari video in questi due anni. Spero che questo video vi sia stato utile, siamo ancora in tempo per andare in prevenzione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.